voglio fare questo breve video per raccontarti come sono andati i primi 9 giorni della sfida tra il mio impianto e quello del mio socio. Per riassumerti, sono entrambi 2 impianti fotovoltaici da 7 kWh disposti su 2 falde, est-ovest, ottimizzati, 2 case full electric con pompa di calore per acqua sanitaria e anche per riscaldamento. La differenza è che il mio impianto ha 15 kW d'accumulo come batteria, l'impianto del mio socio non ce l'ha. Allora, intanto andiamo a vedere quello che sono stati i rendimenti, quindi la prodotta. Allora, come puoi vedere, il mio socio ha avuto 160 kWh prodotti in 9 giorni, a differenza di 122 kWh. Sembrano pochi, ma non lo sono la differenza, perché sono più di 4 kWh al giorno. Probabilmente la causa sono questi alberi che mi fanno ombra la mattina, però questo, diciamo, quelli sono, e ti spiego anche l'importanza che ha questa differenza a fine del video. L'altro punto che volevo farti vedere è stato il prelievo. Il prelievo sono stati 88 kWh per il mio socio, a fronte di un consumo totale di 146, quindi lui consuma di più, perché come vedi io ho un consumo di 102 kWh, ma in realtà ho prelevato solo 5 kWh, un solo giorno. Tirando le somme di questa primi 9 giorni, cosa possiamo dire? Che il suo impianto produce di più e, per assurdo, dovrebbe anche avere un prelievo inferiore. Causa batteria, ovviamente, mancanza della batteria, preleva molto più della rete. Calcolare i consumi, quanti soldi sono in realtà questi 88 kWh, non è facile, perché dipende anche in che fasce li abbiamo presi. E quello che ho notato è che in realtà li ha presi molto più nella fascia 1, come puoi vedere, che è anche quella più costosa, che va dalle 8 della mattina alle 7 di sera, perché ovviamente le giornate si stanno accorciando. A fine mese quantifichiamo anche quanti soldi ha risparmiato l'impianto con la batteria rispetto a quella senza. Ci vediamo fra 3 settimane.